Tragedia sfiorata nella notte in via Castellursino, dove un 60enne ha tentato di far saltare per aria lo stabile in cui vive a causa di vecchi rancori e dissidi di natura condominiale nutriti nei confronti di due vicine di casa. Lo ha confessato lui stesso agli agenti che lo hanno condotto in questura dopo essere riusciti a sventare l'esplosione grazie ad una richiesta d'aiuto arrivata al numero unico per le emergenze da parte di una donna che, mentre era in casa con la figlia 14enne, aveva sentito provenire dal vano scala della propria abitazione forti rumori dovuti a ripetute deflagrazioni, riferendo di aver visto un uomo, del quale ha fornito la descrizione, che si allontanava verso un'utilitaria bianca parcheggiata di fronte all'edificio. Immediatamente giunti sul posto, gli operatori hanno individuato e immobilizzato la persona segnalata, Antonino Salvatore Lopresti, artista in pensione, che aveva in mano alcuni petardi e un accendino. Gli agenti nel corso dell'operazione hanno percepito un intenso odore di gas, così dopo aver posto in condizioni di sicurezza l'uomo, si sono introdotti all'interno dell'immobile interrompendo l'erogazione di energia elettrica e chiedendo al tempo stesso l'intervento dei vigili del fuoco. I poliziotti hanno inoltre provveduto a sgomberare l'edificio e le abitazioni attigue, evacuando i residenti e mettendo in sicurezza l'intera area. Entrati all'interno dello stabile, avuto accesso all'appartamento dell'arrestato, sono poi accorti della presenza di liquido infiammabile sparso sul pavimento e di tre bombole con gli erogatori del gas del tutto aperti. L'uomo dovrà rispondere di tentato omicidio plurimo e tentato incendio.